Dei detenuti di Arkham avvenuta la notte scorsa, il sindaco ha dichiarato lo stato di emergenza. Tutti i permessi sono revocati fino a nuovo ordine. A tutte le pattuglie, priorità massima alla cattura dei criminali. Gli evasi sono pericolosi e affetti da disturbi mentali. Sono il peggio che Gotham City possa offrire. Questa non è un'esercitazione. Ripeto, questa non è un'esercitazione. Avvicinatevi a lui con cautela se non volete precipitare in uno dei suoi incubi. Ripeto, se avvistato, usare la massima cautela. Dell'avvocato Lydia Quayle e di alcuni suoi clienti ci possono essere l'ex procuratore di Gotham Harvey Dent e l'ex vice sindaco Cora Jones. Dando il profilo psicologico dei due criminali, è altamente probabile che stiano sottoponendo l'avvocato ed i clienti assolti dall'accusa di spaccio ad un nuovo processo. Se così fosse, le loro vite sarebbero affidate al lancio di una moneta. Dalle estese lesioni sul volto.
stato recapitato un pacco in centrale. Potrebbe trattarsi di una bomba. Avvisate la squadra degli artificieri. Il pacco porta la firma di Edward Nigma, meglio noto come l'Enigmista. Potrebbe aver già messo in atto una delle sue eccentriche macchinazioni. State allerta. Parole e dai puzzle. Ha un'intelligenza al di sopra della media e questo lo rende fortemente imprevedibile. Sarà difficile da rintracciare, non è uno che ama spaccarsi le mani e potrebbe non essere ricollegabile direttamente alla scena del crimine. È altamente probabile che Maschera Nera voglia tornare a capo del traffico di droga dell'East End di Gotham. Passate al setaccio la zona. Sappiamo che si è fatto nemici anche tra i suoi uomini. Si prevedono grossi spargimenti di sangue. Pattuglia 33, prestate la massima attenzione! Nella vostra zona di copertura è stato avvistato un uomo in armatura girarsi nel quartiere. Sospettiamo possa trattarsi dell'ex mercenario noto come Deathstroke. Abbiamo il sospetto che i due possano essere alleati. Se così fosse, sparate per uccidere. Ultima, ma non meno pericolosa, l'ex psichiatra di Arkham, Arlene Quinzel. Ormai nota a tutti come Harley Quinn. È estremamente imprevedibile. Potrebbe essere ovunque. L'amore per Joker, suo ex paziente, le ha fatto perdere la ragione e l'ha fatta diventare una sociopatica violenta e mentalmente instabile. Importanza rintracciarla e seguirne gli spostamenti. Soltanto in questo modo possiamo sperare di risalire al quartier generale del Joker. Non fatevi ingannare dal suo aspetto apparentemente innocuo. In realtà possiamo considerarla una delle criminali più pericolose di Gotham. Pronto, centrale di Gotham, dica la sua emergenza. Pronto, Becky? Fa rientrare lo stato di emergenza. I criminali sono stati presi tutti in custodia. Ma com'è possibile? L'allarme è stato appena diramato. È una follia. No, è un ordine. Un ordine? Un ordine di chi? Thank you.
un ordine del commissario. Gordon.